Check it. I'm born again, still having point of views that need to be renewed. No. Take inventory on my thoughts that need to be reviewed. In the cool of the day, I walk with God in the garden and watch the heavens in the presence of light and slip away. What's to inhabit this vacant taste? My heart's aching. I wanted a leading role in the play, but the part's taken. Shaking, but not stirred on a verse, but well balanced. Strategically planning, giving gifts of abstract talents and such. Logic and such, I suck, but life's my drudge. A crippled master of decision making, waiting for the rapture. Anticipating my capture, disaster, turn to laughter, happily ever after gather. In Christ to whom I rap for. Check it, persecuted and mocked, but how can I regret it? Left with the essence of God within and blessed is the man who stands for what is true. If I don't stand for something, I'll fall for anything just like you. Cool, loud, selected TikTok from the pendulum space back and forth of the biorhythms. Walk in the garden with my awesome creator. Fellowship and gentle trips so when there's nothing greater. Cool, loud, selected TikTok from the pendulum space back and forth of the biorhythms. Walk in the garden with my awesome creator. Breaking my clock or taking the batteries out of my watch. I just can't stop time. As sure as the sun will rise, the sun will set, and I regret not living for the moment. Hold it like it's precious, let go and it's all over. Move on, cause bigger and better things have come to those who experience life. Life alive, feel true life can be achieved in Christ who gave his life for your sake. Make the most of what you have in your hot little hands before you wanna upgrade to, hey man, look what I have. And it all boils down to what you put your value in, cause then you can see one's heart's condition. Missing the mark like only reading Matthew, Luke, and John. Constantly thinking wrong, constantly involving the cause that causes consequence to come up and rob you from God's promises. Obviously, we need some substance. Cool, loud, selected TikTok from the pendulum sways back and forth of the biorhythms. Walk in the garden with my awesome creator. Fellowship and gentle trips so when there's nothing greater. Cool, loud, selected TikTok from the pendulum sways back and forth of the biorhythms. Walk in the garden with my awesome creator. I'm probably personal enough to make you wonder if what I'm thinking should be. Whispering a thought instead I talk it out to those who might offer their points of view to point me to, consult me to all sorts of new ways of troubleshooting my situations, pacing me to explain them in BPM format so that the listeners can either hit subliminally in agreement. Hold back and just listen for a minute. My soul claps to the rhythm, giving you my body in essence for digesting. We hold similar questions, that's a lesson learned now. Light me up so I can burn down with surrounds, expansion, governing gates, fuel my flame to escape, slithering, serpent to snake, searching. A fellow with hate, slanderous propaganda lands upon the ice of a lake. I figure skate and figure eights to make the statement, take a number and cool out slick. I move out with the yes, here I am fresh, let's proceed. It goes cool out slick to TikTok from the pendulum sways back and forth of the biorhythms. Walk in the corner with my awesome creator. Fellowship and gentle gentle someone there's nothing greater. Cool out slick to TikTok from the pendulum sways back and forth of the biorhythms. Thank you.
bene, allora riprendiamo la linea dagli studi di Radio Rete Edicole. Fabio Sebastiani in studio per proseguire in questa nostra programmazione quotidiana e dare un'occhiata ai giornali. Oggi in edicola le prime pagine, sappiamo, tutte molto concentrate sulla morte di Gianroberto Casaleggio. La nostra giornata continuerà con tanti approfondimenti. Oggi non abbiamo interviste in programma, ma comunque vedremo se ci sarà l'opportunità, magari qualche collegamento riusciamo a farlo anche questa mattina. Dicevamo appunto degli approfondimenti, ci sono tanti temi a partire appunto dal Movimento 5 Stelle, ma anche sulle banche e sull'evasione internazionale. Il fondo Atlante è sicuramente un argomento all'ordine del giorno oggi per lo scenario economico italiano. Poi, per quanto riguarda l'evasione internazionale, c'è una bella intervista a Hervé Falciani, che è uno dei protagonisti, insomma, quando si parla di evasione fiscale. È lui che ha diffuso una lista di 130.000 clienti di una banca internazionale, la HSBC, è stato un po' l'iniziatore di questa caccia agli evasori nei paradisi fiscali internazionali. Hervé Falciani ha una sua tesi, condivisa peraltro anche da Snowden, cioè che dietro la vicenda dei Panama Papers ci siano gli Stati Uniti d'America, che hanno tutto da guadagnare da questa vicenda. Dunque, poi a mezzogiorno l'approfondimento, o meglio il collegamento con il Sinaggi. Oggi avremo con noi il Sinaggi di Pesaro Urbino, quindi Cecchini sarà ai nostri microfoni. Dunque, dicevamo appunto della scomparsa di Gianroberto Casaleggio, mente fondatore del Movimento dei 5 Stelle, una notizia più rilanciata oggi sulle prime pagine, insieme al voto del Senato sulla riforma costituzionale. Tra i tanti ricordi e commenti su Casaleggio segnaliamo in particolare l'editoriale del Corriere della Sera firmato da Daniele Manca, il punto di Stefano Folli su Repubblica dal titolo "Il movimento al bivio di una eredità difficile" e l'analisi di Aldo Cazzullo sempre sul Corriere della Sera dal titolo "Così il vero capo dei 5 Stelle ha cambiato la forma del partito". Sul Messaggero Mario Aiello parla del regista alieno e antipalazzo che ha preso in prestito da tutti. Sempre sul Messaggero Alessandro Campi commenta il voto definitivo del Parlamento sulla riforma Boschi, al passo da Dio i falsi miti sul federalismo. Per i grillini, dopo la morte di Casaleggio, passo indietro dello stesso Grillo, è arrivata l'ora del passaggio più difficile, scrive Giovanni Orsina sulla Stampa. Sullo stesso giornale Fabio Martini fa parlare il Presidente del Consiglio Matteo Renzi: io godo quando ci sono le elezioni anche alle europee. Indietro il Presidente del Consiglio spiega di aver avuto l'ennesima dimostrazione del fatto che sondaggi ed editorialisti non colgono l'umore vero del Paese. Sull'Unità il titolo di prima pagina collega la giornata storica del voto sul nuovo Senato al referendum di domenica sulle trivellazioni in mare. Renzi, ultima raffica alla carta, ma crescono i votanti no triv, a quanto sembra, dai sondaggi. La prima pagina dell'Unità si apre con una carrellata di commenti sulle varie personalità, sul Manifesto l'analisi sul futuro delle 5 Stelle è affidata a Roberto Biorcio, l'eredità di una strategia è il titolo. Su Repubblica, tra i tanti ricordi e commenti da segnalare l'intervista a Dario Fo, per Beppe è un colpo duro ma il mento non muore, Roberto ha fatto scuola, e questo è il titolo dell'intervista a Dario Fo. Sul Fatto Quotidiano Marco Travaglio parla di Tecno Robespierre, Fabrizio Rondolino sull'Unità: Casaleggio era l'ultimo dei leninisti. Addirittura sulla composta da segnalare l'articolo di Lucia Annunziata sul carattere distintivo di Casaleggio, prevedere l'imprevedibile. Per quanto riguarda i temi economici, da segnalare sul Sole 24 Ore l'intervista al Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan,
costituzione del fondo salva banche Atlante, sempre su Atlante, interessante analisi di Mattia sull'unità. Atlante si carica le sofferenze sulle spalle, è il titolo. Per quanto riguarda i temi internazionali, interessante l'approfondimento di Gianni Riotta, appunto sulla Stampa, a proposito del Mediterraneo, sugli scenari economici europei, in particolare sui recenti scandali dell'evasione fiscale, analisi di Anna Celeri sul Sole 24 Ore, dal titolo le misure di Bruxelles non battono i paradisi. Apertura fuori dal coro, come al solito, quella del Manifesto, che punta sul referendum di domenica, tutti col mare, titola sulla prima pagina Manifesto, anche una dura notizia che viene molto tenuta in sordina sui grandi giornali. La polizia macedone spara ancora ad altezza di Duomo, colpendo anche bambini, molto provocatorio. Su Fabiano, un'intervista a Dacia, su questo secondo scrittrice, il mito industriale è ormai morto e sarà lo stesso col petrolio. L'ambiente, dice Araini, è la cosa più preziosa dal dopoguerra, l'arte dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo. La stessa scia della fine di un'epoca industriale, analisi da Civico sul Corriere della Sera, alla, con il capitolo leggero che non ha perso il valore della fatica dal design al vino. Questa è una panoramica abbastanza puntuale delle prime pagine oggi in edicola. Noi faremo appunto qualche approfondimento, ma andiamo prima una breve pausa musicale, poi torneremo a capire meglio, più da vicino, appunto, i commenti e le valutazioni dopo la morte di Gian Roberto.